È successo che il 19 maggio alle 13:30 per l'esattezza più o meno, abbiamo ricevuto una telefonata formale dal prefetto di Ravenna, preoccupato, molto preoccupato per il livello del canale che cresceva senza sosta, e qui ci è stato chiesto di poter tagliare l'argine del canale e indirizzare l'acqua nei nostri campi. Abbiamo un'azienda di 200 ettari per evitare che appunto il canale esondasse e andasse in direzione della città di Ravenna, della zona industriale delle Bassette, il polo chimico. Per cui noi abbiamo immediatamente acconsentito perché insomma, il bene comune viene prima del massimo profitto. E Questi lo hanno fatto centinaia di giorni fa, lo hanno fatto quando anche nella difficoltà continuavano a supportare i territori nelle tante emergenze che esistevano. Lo abbiamo fatto in maniera molto naturale e lo voglio dire subito, nessuno di noi si sente un eroe per quel che si è fatto e la retorica che descrive coloro che hanno fatto quella scelta che oggi rifarebbero, ve lo racconteranno i presidenti del CAB che poi interverranno, è una scelta che oggi rifarebbero con assoluta precisione, consapevoli di come le coltivazioni dei nostri campi, che sono preziosissime, in realtà siano meno preziose, lo sappiamo bene, della vita delle persone Siamo qua e della perché salute. chiediamo rispetto, chiediamo risposte certe, tempi certi, risorse certe. Oggi tutto questo non l'abbiamo avuto. E ci siamo ridotti alla dimensione della protesta e della manifestazione, che non è propria di un'associazione di rappresentanza, proprio perché abbiamo voluto rappresentare questo livello di esasperazione. Chiediamo al commissario Figliolo, verso il quale nutriamo una grande fiducia, di incontrarci su questi territori per toccare con mano qual è la dimensione del danno che hanno subito le nostre cooperative e insieme trovare delle soluzioni. Noi abbiamo delle proposte concrete, siamo disponibili a metterle sul tavolo, abbiamo messo a disposizione anche molte risorse del movimento cooperativo, quasi 5 milioni a favore di queste cooperative, ma non bastano. Abbiamo bisogno dello Stato, di una presenza dello Stato che ci metta nelle condizioni di cambiare passo e di fare un passo in avanti. Non ci saranno quelle condizioni, continueremo a tenere la luce accesa e a protestare per ottenere quello che pensiamo siano i diritti delle imprese e delle cooperative di questo territorio. Ad oggi, a 120 giorni, non è che non sono ancora arrivati i soldi, ma i soldi non sono stati stanziati per gli indennizzi alle famiglie e alle imprese. Si continua, diciamo, a portare avanti una narrazione surreale di 4 miliardi e mezzo di soldi che sono arrivati a tutti e in realtà le famiglie e le imprese non hanno visto nulla, ma non sono stati nemmeno messi, diciamo, alla disponibilità del commissario queste risorse, che sta lavorando, quando ci sono dei problemi a lui li rappresentiamo, discutiamo, ci confrontiamo, ma se il governo non gli dà le risorse, anche lui non può nulla.